Ragazzi, ho una confessione da farvi. Mi duole ammetterlo, ma quando ero più giovane, Jimi Hendrix non mi piaceva per niente. Quando ero un ragazzino, mi piaceva molto tutta quella musica più aggressiva, soprattutto tecnicamente più complessa, e oltre ai vari gruppi metal, avevo cominciato ad ascoltare tutti quei chitarristi come Malmsteen, Steve Vai, Joe Satriani, chitarristi tecnicamente pazzeschi, ineccepibili, con una dichiarata maestria nel loro strumento. Poi, si sa, arrivano i consigli, magari da parte di qualche chitarrista più grande, più esperto, che mi diceva: sì, bravi questi chitarristi, ma Hendrix, l'hai sentito? E io mi andavo ad ascoltare tutti i brani più famosi di Jimmy, come Little Wing, Voodoo Child, Purple Haze. Però alle mie orecchie quella musica mi suonava vecchia, mi suonava stonata, disordinata, insomma non riuscivo proprio a capire cosa ci sentissero gli altri in quei dischi. Progressivamente mi addentravo sempre di più ad ascoltare la musica dei Guitar Heroes, ma oltre ai vari tapping, scale veloci, sweep picking, eccetera, c'era sempre un ingrediente un po' comune a tutti loro che ogni volta mi faceva dire yeah! Poiché ero molto appassionato dei suddetti chitarristi, mi informavo costantemente su di loro, cercando di capire quali fossero stati i passi che li avrebbero portati a diventare così bravi. Così come ero anche interessato alle loro radici, a cosa ascoltavano e da dove gli venissero determinate idee. Con mia sorpresa, ma forse neanche tanto, molti di loro citavano proprio Jimi Hendrix come una delle loro maggiori influenze e alcuni di loro sostengono di aver addirittura cominciato a suonare la chitarra dopo aver visto qualche sua esibizione, magari in TV. Adesso vi faccio sentire una cosa, ma prestate molta attenzione. Allora, avete riconosciuto, vero? Sto parlando ovviamente di una delle intro più famose di Hendrix. Dite di no? Ascoltiamolo un po' più lentamente. Ancora non l'avete riconosciuta? In effetti mi rendo conto che il genere sia completamente diverso e il vestito musicale sia abbastanza fuorviante. Andiamo quindi a sentire da dove ho preso questo fraseggio. La canzone misteriosa è quindi la famosissima Red House, inclusa nell'album del 1967 Are You Experienced, ovviamente della band Jimi Hendrix Experience. Uno slow blues bellissimo, ce ne sono diverse versioni live, ma questo lick l'ho preso proprio dalla versione originale del disco, che, come avrete intuito, crescendo ho cominciato ad apprezzare enormemente. Questo lick è un lick basato sulla scala pentatonica, della stessa famiglia che proprio mi faceva esclamare yeah quando ascoltavo e ascolto tuttora alcuni chitarristi. È un fraseggio relativamente semplice e fa parte di quella categoria di fraseggi che nel mio corso sulla pentatonica ho chiamato i Chuck Berry Cycles, ovvero i cicli di Chuck Berry. Che ho chiamato così, è un nome mio inventato, perché sento le radici addirittura in alcune note di Johnny B. Goode. E li chiamo cicli perché questi fraseggi hanno la caratteristica di poter essere ripetuti e modificati, diciamo variati all'infinito. E
Questo fraseggio in particolare, come dicevo, è relativamente semplice, ma è sicuramente efficace e apre le porte a numerose variazioni ed evoluzioni. Inoltre fa parte di quel vocabolario che secondo me ogni chitarrista dovrebbe avere, proprio perché è davvero super versatile, come vi ho dimostrato, può stare sia in uno slow blues, da dove appunto è stato preso, ma anche in un territorio decisamente più hard rock, anni 80 ad esempio. Ma sono sicuro che le applicazioni possono essere molteplici. Ovviamente ci sono differenze in termini di suono, di timing, ne ho anche cambiato la tonalità, infatti. Si cambia completamente il vestito che sta attorno, cambia l'arrangiamento musicale, però gli ingredienti e il materiale sono fondamentalmente gli stessi, cioè la tradizione è quella. Ed è proprio con questo concetto di studiare e integrare la tradizione pentatonica dei chitarristi del passato e contemporanei che ho creato il mio corso Pentatonic Legacy, di cui parlavo prima, che offre ben 4 ore di video lezioni partendo da concetti base e fraseggi semplici fino ad arrivare a frasi di pentatonica discretamente complesse che studio tuttora anche io per migliorare il mio fraseggio. Se anche voi volete migliorare il vostro fraseggio e fare quell'effetto yeah su chi vi ascolta, date uno sguardo giù in descrizione dove potete trovare il link al corso per vedere se eventualmente può fare a caso vostro. Fatemi però sapere, ragazzi, se anche voi, come me, non apprezzavate i chitarristi del passato, oppure se al contrario siete partiti proprio da quella musica molto rock blues e avete poi magari ascoltato chitarristi più moderni successivamente, oppure ancora, se proprio non digerite tutto il mondo rock blues anni 60-70, o al contrario, se per caso non digerite per niente il chitarrismo più moderno. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto, in quel caso considerate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video che caricherò. E anche per oggi, ragazzi, questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!